Ed eccoci qua ritornati su Insound Mind. Eravamo rimasti che abbiamo fatto questo parkour. Siamo tipo, no, sì, siamo nel tipo al settimo episodio e questa volta vorrei sconfiggere Alien per una volta per tutte. È da un po' di tempo che non gioco Insound Mind, quindi dovrò recuperare. Allora, eravamo rimasti qua. Andiamo a chiamare il telefono. Allora, il telefono, ecco. Bravo! It only took you an hour to find your way past a chain-link fence. That light you've been carrying around seems to be losing its brightness. Perhaps like you, it needs to be put in its place. Ok. Forse quella lampada che abbiamo trovato prima. Sì, quella lampada che abbiamo trovato prima all'inizio della registrazione. Ok, Va bene. batterie, HP prima di andare via. Allora, carichiamo un attimo l'arma. Carichiamo anche. No, questa è già caricata, quindi andiamo. Allora, dove devo andare? Per cercare. Ah, forse devo andare qua. No, però. Cioè, devo ci metterò di tantissimo a metterci. Ci metterò tanto a metterci. Tantissimo devo mettere. Allora. Qua cosa c'è? Ah no. Something stops me from getting closer. Allora, questo so come utilizzare. Bene. Ho capito come utilizzare. Cazzo. Cazzo, c'è Allen. C'è Allen di già. Allen. Credo che ci sia Allen, eccolo. Allen non può non fare questo. Aia! Oddio. Oh cazzo. No, non mi arrenderò mai. Oh, è aperto qualcosa? È aperto qualcosa? No, no, è bloccata. È bloccata, affanculo. Andiamo. Oh no. Ho sbagliato. Devo andare nel faro. Oh mio Dio. No, no, questo sta arrivando da me. Sta arrivando da me. Oh, e vabbè. Andiamo subito via. Via. Cazzo. Non la spegnerò mai. Ok. Oh mio Dio. Oh mio Dio, questo sta a lanciare tutto. No. Ok, fatto. Dobbiamo andare. Oddio, siamo quasi arrivati. Cazzo. No. Vabbè. Siamo morti. Siamo morti. Siamo morti. Questa la voglio fare un po' veloce. Voglio farla un po' veloce e poi. Vorrei farla velocissima. Perché non c'ho tanto tempo. Quindi. La vorrei fare velocissima. Vorrei farla tanto velocissima. Quindi. Vediamo se riesco a farcela. Allora. Ah sì. Ah no, ci rimane qua. Vaffanculo. Allora, prima di tutto. Non ti chiamo al cellulare. Allora, andiamo. Ok, un altro. Ah, un altro pallotto. Ah, però è pieno. Mi serve sta pallotta da subito. Via. Sta arrivando Allen. Allen sta arrivando. Cazzo, Allen. No, porca troia. Ok. Ok, aspettiamo il faro. Credo. Aia. Ok. Aia! Ma mi fa male. Mi sta facendo male. Vabbè. Eh sì, certo. Va bene.
tutto quanto accettabile. Quando arriva la luce, eccola che arriva. Ok, andiamo. Ok. Mi sa che sto venendo un'altra strada, quindi aspettiamo. Ah no, sta qua, sta qua, sta qua. Ok. 3, 2, aspetta. 3, 2, 1, via. No, 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 non ho sbagliato, che cazzo. No. Sì, certo. Ok. Ok. Allora, dobbiamo salire. Dobbiamo salire come abbiamo fatto l'altra volta. Saliamo, saliamo prima che sia troppo tardi. Ok. Andiamo via. Andiamo via. Andiamo via, andiamo via, andiamo via, andiamo via. Ok. Fatto. Fatto. Bene, ho fatto tutto. Ho fatto tutto. Bene, abbiamo fatto tutto, tutto quanto. Abbiamo fatto tutto quanto bene. Quindi andiamo a sconfiggere Allen, dai. Cos'è? Ah, quello dell'arresto. Quello dell'arresto, va bene. Ok, questa dovrebbe essere casa sua. Dovrebbe essere casa sua questa. Oh no, c'è un altro telefono. Vai, ti ascolto. Waking up in cold sweat, being haunted by government spies, and loving it is not normal. Neither is losing your patience. Paranoia will eat you whole. Ok, grazie per le tue discorsi del cavolo. Ok, vediamo un po'. Ok, una televisione. Qua cos'è? C'è? Cosa è successo davvero ad Anshore? Un comunicato stampa ufficiale del Dipartimento di Polizia di Milton Haven afferma che Allen ha usato la pistola lanciarsi per appiccare al fuoco. Che attualmente lo si ritiene un tentativo di suicidio fallito. Qui il presente giornalista tuttavia ha i suoi dubbi, perché Allen avrebbe dovuto avere una pistola lanciarsi in suo possesso, un oggetto che si trova più comunemente sulle navi in mare aperto piuttosto che in un faro. Le cose che si compiono ulteriormente si considera chiamate le Anne alla polizia poco prima dell'incidente, che menzionava uomini in nero che andavano e venivano dal luogo dell'incidente. Ah, ma quindi Allen non è morto? Allen non è morto, mi sembra. Da quello che c'è scritto nel giornale non credo che sia morto. Ho fatto un incubo in cui andavo in quel nuovo grande magazzino. A una signora che aveva del sangue che usciva dalla gola mi lanciava del vetro. Forse non stavo sognando, non lo so. Non dormo da 3 giorni. Ah, forse si collega a Virginia. Si collega a Virginia, mi sa. Ok. Ma qui sta la sua camera da letto. Certo che la casa è un po' molto bella. Sono le 16:49. Che si è trasferita. Non perché la tristezza. Il dottore ha detto che quando sento di avere qualcosa da dire dovrei dirlo, ma mi fa male la gola. Ora voglio solo dire che sono triste. Lo sto dicendo e non so a chi. Lo sto dicendo all'oceano, sono triste. Ecco, usa questa informazione come meglio, credi. Ok. Ok. Ok, un altro. Oh. Ok, va bene. Questo sono una batteria, vabbè, niente, batterie. Quando andavo al liceo mi piaceva nascondermi nella camera oscura. Non facevo nemmeno parte del club di fotografia. La luce rossa mi calmava, era la chiave per la mia sanità mentale. No, non mi dire che... No. Aspetta. No. Ora ho capito. Dobbiamo rompere tutto, mi sa. Dobbiamo rompere tutto. Oh, un'altra chiave. Chiave della boa. Bene. Chiave della boa. Ah, forse ho capito. Forse dovrei cercarli. Cosa c'è qua? Ah, munizioni, perfetto. Qua cosa c'è? Vediamo se troviamo qualche chiave utile. Ma credo di no.
Allora. Ok, c'è una chiave. No. Mi sa che la chiave rossa abbiamo già vista. Allora andiamo a trovare qualcos'altro. Luce rossa ha detto, quindi vuol dire che c'è qualcos'altro. No, qui è chiuso. Qui è chiuso. Ma non sono manco entrato. No, non puoi. No, non sono niente. Va bene, non sono niente. Oh no, qualcuno ha spento la TV. Qualcuno ha spento la TV. Allora, dobbiamo cercare una chiave rossa. Bene. Devo cercare una chiave rossa. Cerchiamo una chiave rossa tipo. Dove posso trovare una chiave? Aspetta, aspetta. Questo. Ah no, non è una chiave rossa. Bene. Ah, ok. Abbiamo trovato un'altra chiave della TV. Bene, manco altre chiavi. Ok. Mi serve qualcosa. Bene, adesso il prossimo qual è? Ok, grazie degli HP. Il prossimo qual è? Mi sa che tipo. No, quella raga. Ah, qui c'è dove c'è la raga. Aspetta, forse devo. Non sono sicuro, ma. Aspetta. Ma quante chiavi ci sono? Ci sono tre chiavi. Ci sono tre chiavi, bene. Allora. The door, this doesn't work. Ok, chiave della TV? Ciao, usata. Chiave della Fits. VOA. Chiave della VOA. Utilizzata. E manca la chiave del. Aspetta, chiave del tempo. In che senso chiave del tempo? Quale chiave del tempo? C'è un chiave del tempo. Boh, forse devo controllare perché alcune volte. Orologio, eh? Sì, chiave del tempo. Dovrebbe esserci un orologio qua intorno. Aspetta, potrebbe anche essere la lavatrice. No, non può essere la lavatrice, dai. Deve essere l'ora, la chiave dell'ora. Allora, qui abbiamo controllato, chiave della boa. Qui manca qualcosa. Qui manca qualcosa. Mi sa che la sua camera, la chiave della. Ecco, lo sapevo. Bene. Dobbiamo trovare qualcosa. Dove. Ok. Dammi qualcosa. Luce rossa, io ci provo. Ci ho provato. Io ci provo, ecco la. Cioè, con la luce rossa, ma credo che non funzioni lo stesso. Aspetta, il tempo si muove. Il tempo si sta muovendo. Ma prima il. Ah. Oh, che culo! Che culo! Che culo! Bene. Siamo andati avanti. Bene, siamo andati avanti. I'll come back for this if I need it. Se mi serve altro. Ok. Ok. Vai, cosa vuoi adesso? You think you can replace Alan's broken personality with a new one? Simply change it like a light bulb. Go ahead. I can't wait to see it break in your hands. Quando ti esploderà in mano? La lampadina? Ok, andiamo. 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 Oh cazzo, sta venendo. Sta venendo Allen. Dobbiamo muoverci. È vero che i fari sono molto lunghi. Madonna. Sono quasi arrivato, mi sa. Oddio. Cima del faro. Capito forse, credo di aver capito. Bravo, ok. No, non sto capendo più niente.
Ora ho capito, mi sa di aver capito, eh. Ma non ho capito il senso. Aspettate un secondo che abbasso un attimo il volume. Perché ce l'avevo alto. Ok. Ce l'avevo alto il volume. Dai, voglio sconfiggere Allen almeno una volta. Voglio sconfiggere. Allora. Bene, dobbiamo... Non ho capito, io non ho capito cosa devo fare con il faro. Ok, stiamo quasi avvicinando. Ci stiamo quasi avvicinando. Bene, bene. Ok, siamo vicini. Bene, cosa devo fare? Cosa devo fare? Mi sa che devo uscire e trovare qualcosa. Lui mi sa. Porca miseria. Porca miseria. Ora ho capito, mi sa. Credo di aver capito. Quante munizioni abbiamo adesso? Abbiamo... Oh, guarda, 30.000 munizioni. Ah, forse... Dovrei riuscire a romperlo con qualcosa. Ah, forse ho capito. Credo di aver capito, cazzo. Ok. Dobbiamo ritrovarlo. Allora. Ok, dobbiamo ritrovarlo. Credo che sia questo. Sì, credo che sia questo. Sì, cosa faccio con questo? Eccolo, eccolo. No, dovrei romperlo con qualcosa. Ma si sono rotti tutti. Aia! Aia! Ai 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 ai, non devo, devo più fare quella cosa. Quella cosa. No, no, non sto capendo. Aspetta. Oh. Forse ho capito. Ok. Aia. Datemi mi cuffie, non si. No, 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 no. Aia. Ma che cazzo. Oddio. Cazzo, 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 cazzo. Oh mio Dio, che devo fare? Cosa devo fare? Oh, l'ho distrutta. La luna di vita. L'ho distrutta la luna di vita. Non ci credo. Oh. Oh mio Dio. L'ho distrutta. Aspetta, come si apre sto coso? Oh cazzo, mi sa che viene Allen. Time to shed some light. Lampadina! Sì! Of course, no power. Figurarsi se c'è la corrente. Come? I need to figure out a way to restore power. No, devo ripristinare la corrente. No, cazzo, cazzo. Va bene. Allora, prima di andare a ripristinare la corrente, troviamo se c'è c'era qualcosa che non l'aveva visto, tipo. Ok, cercheremo di farcela, tipo. Ce la possiamo fare. Dai, ce la possiamo fare. Perché? Oh no, 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 no.
No, 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 non proprio a casa sua, no. Casa sua no, cazzo. Raccogli ciò che sei, finisci ciò che hai iniziato, Desmond. No, aspetta, è chiusa. No, è chiusa. È chiusa. Ah, sta qua sotto. Porca miseria, ho fregato una. Mi sono spaventato e. Madonna. Ok, che devo fare? I generatori stanno mostrando segni di usura. A volte se viene spento dopo la pulizia gli serve una spinta per farlo ripartire. Stranissimo, lo capisco. In che senso? Ok, carichiamo l'arma. C'è qualcosa qua. Oh cazzo, verrà Allen a farmi visita. Porca forward. No. Ok, dobbiamo farlo. Va bene. Ok. Non è che devo tipo. No, non posso. Cosa? Sono morto! Cosa? Sono morto! Ma come cavolo. Come sono morto? No, se sono. No, sono. No, veramente sono morto! No, veramente sono morto! No, devo rifare tutto da capo. Ok, allora non clicchiamo un cazzo. Bene, non clicchiamo un cazzo. Bene, abbiamo fatto quello che ci fa. Che ci se. Se. Ah, c'è un'altra cosa, ma non posso andare. Non posso entrare qua. E non. Ok, non posso tipo entrare. Va bene. Quindi noi dove siamo esattamente? Nelle fogne. Siamo tipo nelle fogne. Ah, giusto. Vediamo se funziona. Cazzo, vieni Allen. Allen sta venendo. Oddio, dobbiamo correre. Corriamo. Dovremmo scappare? Ok, forse ho capito cosa devo fare, però dobbiamo fare in fretta prima che ritorni. Ok. Cazzo. Senso nel tuo sistema. Allora. Ok. Va bene. Dobbiamo. Ok, va bene. Lui è impazzito. È impazzito.
Ma tanto impazzito. Allora. Ok. Vai. Ok. Allora. Ok. Dobbiamo tipo andare su. Oh mio Dio, dobbiamo ritornare. Come faccio a salire adesso? Ah no. Ok. Bandina, bitch! It's okay. The ship could fire. Those weren't your fault. Whatever this chemical is, it's gotta be the source. Oh! You're braver than you know. Luci spente! Oddio! Ce l'abbiamo fatta! Came on just as suddenly as Virginia's did. Ce l'abbiamo fatta! No doubt their cases are linked. I need to follow the chemical trail. See where it takes me. Oh mio Dio, ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta contro Allen, sì! Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Ok, andiamo via, forza! Andiamo via! Oh mio Dio, ce l'ho fatta! Adesso dobbiamo andare nella stanza di un altro paziente. Che lo faremo velocemente. Ok. Io sinceramente farei soltanto le prime due registrazioni. You've reached the office of Dr. Desmond Wales. Please leave a message after cioè, the tone. In senso. Doc? Doc, are you there? Why would you be there? It's the middle of a goddamn night. This is bad, man. I don't even know what's happening. I swear, Doc, I didn't even know it was supposed to come through. Allora, io stavo dicendo, potevo ascoltare al massimo anche due, perché tanto già capivo la storia delle vittime di questo gioco. Dei pazienti del protagonista. I'm pretty good at getting a copy of the log from the wharf. I know what's coming in. It's not even my job. I just like to be prepared. But that ship. It said nothing about that ship, man. And then the bulb quit on me, man, when I needed it the most. It quit on me. Everything was so dark. And then boom! The ground is shaking. I went down okay. I wanted to help. I wanted to make sure no one was hurt. Man, I don't know. There are monsters down there, Doc, I swear. I can see them in the shadows. They move around when I'm not looking. They try and grab me into the floor, Doc. I'm losing. I found one of those flare guns. Someone must have dropped it. Gotta fight darkness with light. Ah, forse ho cap... Ok, ho capito. Era tutto buio, c'erano dei... Mi sa che era il mostro quello d'ossa che abbiamo visto nello scorso episodio. Quello con la chiavona, che poi già abbiamo trovato una chiavona gigante che non sapevo cosa servisse. E dove c'era anche Inez a caso della supermercato. Non capivo perché c'era anche lui. Però... Se andate a vedere il quinto episodio ci sono queste cose. No sense. Ah! Oh, siamo ritornati! Ciao gattino! Oddio, devo parlare col gatto? Ciao. You're back. Good. I was getting worried. Things are starting to become unstable around here. How so? The ground is shaking and the water outside is rising. I know what happened to Alan. I know, I saw. Alan mentioned that driver you were treating. Max Nygaard? Classic bag of cats, that guy. There's probably a door to his house here as well. Yeah, I was thinking the same thing. Okay. You haven't been petting other cats, have you? No, non ha accarezzato nessuno. Allora, abbiamo sconfitto Allen. È arrivato. Adesso ne manca un altro. Mancano due. Questo ha un disturbo di incubi
ha una fobia del buio. Cioè lui ha la fobia del buio. Ok, faccio attenzione, tranquillo. Ora, cosa posso fare? Ora noi abbiamo tipo ora credo che con la flare gun posso utilizzare qualcosa. Posso fare qualcosa la flare gun. Ma a me non sembra. No, non sembra. Non lo so, non sembra. Perché può battere il buio. Aspetta, ci faccio una prova subito. No, non funziona. Ho sprecato una flare gun per niente. Allora, andiamo al piano B. Soltanto una munizione. Devo sprecarla in un modo. Devo sapere come sprecarla in questa munizione. Ok, qua non c'è niente. Mi sa che no, non potrebbe esserci qualcosa. Qua no, no, qua non c'è niente. Qua tipo no. Allora, ok, ritorniamo qua. Ora, visto che avevo tante cose, al massimo 8, molte cose, andiamo a vedere chi è la prossima vittima, la prossima paziente. Ok, qui c'è Allen, qui c'è Virginia. Dovrebbe essere. No, 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 senti, faccia di culo. No, ok, fatto. No, cazzo, stanno arrivando anche adesso. Ok, forse ho capito. Ho una flare gun. Cazzo. Si è esploso da solo. Bene, si è esploso da solo. E questa che stanza è? No, non ci andiamo. Voglio prima scoprire una cosa che avevo visto dietro. Allora, volevo andare nei condotti di reazioni per vedere cosa c'è. Allora, se ci sono pillole. No, non le voglio. Però se c'è qualcos'altro. No, non è troppo lontano. È troppo lontano, non ci arrivo, è fuori portata. No, veramente, è fuori portata. No, c'era un fucile a pompa. No. Bene, abbiamo trovato qualcosa che potrebbe essere utile. No, non ti chiamo perché tanto so cosa devo fare, quindi. Ok. Andiamo. Mats, casa di Mats. Ok, la vittima è Mats. Ah, un ubriacone questo. Ci sono tante birre. Ci sono tante birre. Potrebbe. Niente. Dan e Asbon, avvocati. Infortunio sul luogo di lavoro, incidente stradale, licenziamento di gettimo. Potresti avere diritto a un rimborso in denaro. Chiama per con una consulenza gratuita 24 ore su 24. Ok. Un avvocato? No, Mazza è un avvocato. Non lo so. Myers Pharmaceuticals. Avviso di cessazione del rapporto di lavoro. A partire dalle ore 17 il giorno. Vabbè. Non sarà più impiegato nel progetto numero 138. Con la seguente motivazione: riduzione di personale. Nome Mats Njarga. Ah. Potrebbe essere uno che. Milton Haven. Allora lavora con noi, visto che siamo nella Myanmar Pharmaceuticals, anche noi. Credo che siamo nella Pharmaceuticals. Cos'è questo? Mi sa che sono funzioni. Ok. Qua abbiamo HP. Ok, HP così prendiamo tutta l'energia che possiamo. Dove andiamo? Dov'è la cassetta? Ok, una flare gun, buono. Mats mi sa che è un meccanico. Perché già dal garage vedo che c'è. Sembra che non ci sia benzina. No, veramente? Posso guidare? No, sì. Gioco dell'anno.
Mats, Alice ha detto che hai dato un pugno al muro del garage nel bel mezzo della notte e l'hai sfondato. Sul serio? Mi hai anche detto che dietro a quel muro c'è la camera di Madison. Senti, questa è la tua famiglia, non sono affari miei, per cui terrò i miei pensieri per me. Ma se hai bisogno di qualcuno che ti aiuta a sistemare quel muro, fammelo sapere. Forse sappiamo chiacchierare mentre lo facciamo. O sei più forte di quanto sembri, o i tuoi muri sono deboli. Vale la pena indagare. Il tuo amico Andy. Ok. Vediamo se troviamo qualcosa. Cioè, troviamo qualcosa. Cioè. Ok. Allora. Ok, un'altra flare gun. Maddy? Oh no, non di nuovo. Ok. Bene. No, non può essere quello che penso. No, 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 già ho capito tutto. Mi sa che ho capito tutto. Ma non sono sicuro, eh. Non sono sicuro. Cioè, io da me. Madonna, che è successo qua? Camera. Oh, Mats. Registrazione Mats. Cose che mi hanno fatto arrabbiare. Le false accuse. Lessicanalisi. I buchi. I buchi. Le persone. Non sarà molto amichevoli questo Mats. Bello. È un pugile. Potrebbe essere un pugile Mats. Cos'è? Mats Nyargard contro Alice Mann. Essendo questo caso giunto in udienza davanti al sottoscritto, giudice commissario del tribunale sopracitato, viene ordinato che l'affidamento esclusivo della minor Madison Nyargard rimarrà all'imputata Alice Nyargard. Al querelante Mats Nyargard è negato il diritto di visita a causa dei ripetuti episodi di violenza domestica. Ah, violenza domestica. Inoltre l'ordine restrittivo ha emesso a nome dell'imputata nei confronti del querelante rimane in vigore per il resto della sua durata. La corte può riconsiderare la sua decisione in una data successiva a condizione che il querelante si sottoponga a trattamento di salute mentale e riceva una valutazione positiva da un esperto di salute mentale, oltre a mantenere un lavoro stabile. Stabilimento in udienza pubblica il giorno 19. Ok. Giudice commissario del tribunale, va bene. Avvocato presentato da, va bene. Approvato nella forma Angus Red, avvocato imputato. Ok. Ok. Era una persona che odiava tutti. Io pensavo questo che fosse tipo la casa, la parte di Virginia, perché era collegato tra Alien e Virginia poi. Perché nel mondo di Alien era collegato da Virginia. Ora non so se questo collegherà in altre cose. Troviamo se troviamo qualcosa. Troviamo qualcosa. Troviamo qualcosa tipo. Non posso entrare. Cioè, andiamo via, dai. Andiamo via, ritorniamo. Ritorniamo. Andiamo via, andiamo. Andiamo. Ok. Che c'è? Che c'è? Desmond, this is your father calling. How are you, my boy? We haven't heard from you in a while. Your mother and I, we just wanted to call and tell you that, you're a disappointment, son, and we're leaving you nothing when we croak. Ma non è mio padre. Non è mio padre. No, è una cosa. È una stronzata questa. Non è che. No, io ci credo. No, io ci credo che secondo me lui è il padre. E che lui non c'è. No, no, no. No, tanto sapevo che era un Frank. Sapevo che era un Frank. Quindi. Andiamo a piano 2. Andiamo a piano 2. Ok. Bene, bene, andiamo. No, non voglio chiamarti, padre. Vabbè, che cosa vuoi? So, you're heading into Nygaard's Cape, are you? I strongly suggest you don't. E io lo farò, basta. Basta così, lo farò.
Allora, ah, c'era questa stanza che non avevo ancora visitato. Andiamo a vedere cos'è questa stanza. Ok, c'è questa stanza, non l'avevo visto. Scale del tetto, vediamo, vediamo un po'. Mi sa che sono... no, non ci sono qui. Oh, beh, siamo nel tetto. Siamo nel tetto. Ok. It's emitting a faint hum. Emette un mormorio sommesso. Ok. Emette un mormorio sommesso. I'm good. Sto... Ok. Che devo fare? Some sort of an electrical gizmo. Sì, ma cosa devo fare? Aspetta. No, non può essere. Oh! Aspetta. Ah, furtivo, pensavo fosse un messaggio. Vabbè, almeno ho controllato questa parte, questa stanza. Vabbè, controlliamo se c'è anche qualcos'altro, perché potrei anche avermelo dimenticato senza saperlo. Va bene. Ok. Ritorniamo nel nel nostro ufficio. So e niente. Working for? And what were they doing with those chemicals? We're about to find out. I never liked that guy. Watch yourself around him. Va bene. E va bene, questo era il settimo episodio di Sound Mind. Vedremo cos'è, chi è veramente Mads Njaagaard. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ok, grazie. Spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un like e un commento. Iscrivetevi al canale e seguitemi sui social. E ci vediamo a un prossimo video. Ciao ragazzi. Sì, sto facendo soltanto la outro. No, l'outro. Sto salutando i fan. Saluta. Non saluti? You're doing great, by the way. Ok, grazie. E niente, questo è tutto. Ci vediamo. Ciao.